Salve ragazzi, qui è Delta 28, siamo su Saurian. Se si carica, perché è ancora un pre-alfa, lo sapete, no? Ecco, vediamo i modelli dei dinosauri in full HD, cosa che se lo merita sto gioco, perché comunque ci sono dei bei lavori. Oh, guardalo, guardalo, wow, guarda che bella scena ferma. Allora, il primo è questo. Sicuro che è accuratissimo. Eccolo qua. Cioè lui è molto più accurato. Vediamo le dimensioni estetiche. Ecco, vedete quando è da cucciolo proprio, vedete? Da quando poi cresce un pochettino, vedete quando già è cresciuto discretamente, che poi abbiamo il tizio qua, vedete le dimensioni, cioè proprio le dimensioni da, diciamo, velociraptor, quelli un po' più grandi. Ecco, questo è già una dimensione del Utahraptor, e poi abbiamo il Dacoteraptor, che è, mamma mia, che poi praticamente somiglia più alle dimensioni del velociraptor di Jurassic Park, però dettagli posso. Bello però. Poi abbiamo questo disgraziato. Finalmente riusciamo a vedere in maniera più accurata i dinosauri. Il Pachi. Il Pachi è strano perché vedete ha una coda rinforzata, non è una coda morbida, liccia. Poi è un po' strano. Vabbè, poi abbiamo, vabbè, questo coscio che l'hanno fatto so per essere mangiato praticamente. Non faremo nessun altro tipo di gameplay, eh? Eh sì, eccolo qua. Madonna, è un titano. Cioè, non è vero, non è così. Cioè, guarda l'uomo quant'è. No, no, è troppo gigante sto coso. Un titano, trigerato Protrus. No, non credo, è troppo grosso. Ed è una palla. Comunque è un po' sbagliato graficamente, eh. Non è così un trigerato. Sì, è che era grosso, ma più che altro di corpo e testa, ma di altezza e struttura era più o meno lungo quasi quanto di lunghezza 8 metri, infatti 8 metri, ma questi non sono 8 metri, raga, non è 8 metri, cioè se questo facendo così 1, 2, 3, qua 8 metri, però considerando anche la lunghezza della coda, 9 tonnellate, erbivoro, grazie al cavolo, però troppo alto, cioè me l'avete fatto estremamente alto, vabbè. Abbiamo, eccolo qua, il tirannosauro. 12 metri, un classico, sì. Figo però. Lui mi piace. Vedete com'è accurato poi il dinosauro, vedendolo poi in questo modo. Ah beh, abbiamo sta bestia, cioè inutile, però l'hanno messo. L'antenato quasi quasi del gabbiano. Sì, lo abbiamo visto un po' spesso anche nel gioco della volta scorsa. Almeno l'hanno reso figo. Ah, poi c'è sta l'altra versione, perché sono due versioni differenti, giustamente. Guarda, cioè è bellissimo che di dimensioni, scusate, vedete, è un classico. Bene, poi che abbiamo, vabbè, questo, questo, guarda che questo qua esiste ancora, esiste, solo che è più piccolo. Questo l'hanno fatto 2 metri, infatti già 2 metri è grosso. Ed è pure velenosissimo. Vabbè, lui è palesemente inutile. La famiglia degli Edmontosauri, questo è praticamente. Questo è bello grosso. Questo ancora non l'ho visto neanche nell'altro gaming. Zero. Oh, però troppo tozzo, troppo grosso, cioè non è sì così e non è così, cioè non è proprio così l'anch'io, anche se qua l'hanno dato un nome, Magniventris, Ventris, Ventre, secondo me per la larghezza del corpo, è una palla praticamente, cioè non ha la palla sulla clava, la palla è nello stomaco praticamente. Vabbè, questo l'avevamo visto, che è fichissimo, mamma mia quanto è bello. Vabbè, bello per mangiarlo, giusto? Ah, guarda, si vedono pure i denti. Prima l'avevamo abbassato talmente tanto di qualità che non si vedeva manco
Non si vede, vabbè, sì, i pesci, che proprio non l'ho, non ho beccato manco uno, non ho potuto mangiare manco uno di sti cosi. Infatti è piccolissimo. Questo è pericoloso. Meno male vola solamente, quindi non ci attacca. Oh, questo ancora non l'ho ancora visto, questo, o è nascosto e non l'ho ancora sgamato questo come coccodrillo, figo. Non l'avevo visto proprio. L'unica cosa, raga, che non fa vedere è la, quello là che ci attacca nel mare. Ovviamente non posso scegliere nessun altro. Guarda la genialata. Facciamo casual, no. Vabbè, normale. Vabbè. Ok. Facciamo stavolta la femmina. Attenzione che cambia. Cambiando sesso. Raga. Cambiando sesso. Noi cambiamo anche i dettagli della creaturina qua, Mo vediamo che cosa succede. Mo vediamo com'è la situazione. Io voglio farvi vedere il gioco in HD, Io ho abbassato molta qualità prima, Quindi mo vediamolo in HD com'è. Sì, oggi ci dedica tutto a tema dinosauri, raga. Ci mancava, ci mancava. Oh, intanto ho sete, mi prendo un attimo qualcosa. Intanto devo... Vediamo la nostra cucciolata. Ok. Ah, eccomi. Mamma. Ciao, mamma. C'è mio fratello lì. Ok. Sì, ma questo è mio fratello. Ciao, bello. Allora, che facciamo? Mi date da mangiare voi? Mi trovate voi da mangiare o... Non lo so. Non mi morite per... Madonna, mi sono cagato sotto. Ah, ho tre fratelli. Ho due fratelli. Siamo tre fratelli in totale. Dai, camminiamo in questo modo, che così apprezziamo, tra virgolette, la bellezza naturale. Raga, guardatela in fondo, guardatela in fondo, aspetta. Là in fondo c'è un coccodrillo. È che il nostro padre è andato a caccia, raga. Ragazzi, quello è il nostro padre che è andato a caccia. Ah, li trollo così. Ah, guarda come li trollo, aspetta. No, meglio di no, perché qua rischio secondo me di morire male. Cosa succede? Stanno combattendo? Ma il nostro padre in tutto ciò dove è andato? Ma cosa? L'ho ammazzato! Bene, mangio subito, ho mangiato, sono contento. Mangia, mangia, mangia. Raga, però io non voglio dire nulla, però i miei genitori mi hanno lasciato, mi hanno abbandonato.
Mi avete abbandonato, mamma, papà. Mi avete lasciato solo. Ma qua non c'era un coccodrillo. Mi ricordo che c'era un coccodrillo. Ah, ecco là il coccodrillo, vedi dov'è? Oddio, bellissimo, sta con la bocca aperta! Bellissimo, questa cosa non me lo... Brava mamma, brava! Sì, però io volevo vedere... Mia mamma è morta, andiamo a vedere da mio padre? Oh, ma che bello, è morto pure papà! Cioè, praticamente sono senza, senza mamma e senza papà. Grazie. Grazie che mi avete... mi avete lasciato solo. Però io già ho mangiato, quindi è a posto. Ah, quello sta già... Guarda come sta mangiando tutto contento sto coccodrillo. Là ci sono i miei cugini e il mio fratellino. Andiamo da mio fratellino. Guardate quel poverino là da solo. Gli faccio compagnia, dai, vengo con te. Non possiamo, dobbiamo stare in coppia, in squadra. Madonna. Ah, inizia pure a piovere, fantastico. Guarda com'è bello, sta col muso così, non è che apre e dice vabbè, guardiamo. Hanno quel muso abbassato che è tristissimo. L'altro dov'era? Perché l'altro era qui in zona. Ma lo sapevi che io in teoria dovevo ammazzare il mio fratellino per mangiare? Però non è una cosa bella. Quindi camminiamo e corriamo. Vediamo cosa c'è in giro. Tanto nostra madre e nostro padre sono morti. Geni del male, sono andati in acqua e sono morti tutti e due in acqua. Cioè, ma a me non lasciavano... A me non morivate per favore in mezzo alla via. Cioè, per strada, per terra. Così vi avrei, avrei sfruttato le vostre carni per mangiare. Le vostre carcasse per mangiare. Cibo. Vedete com'è bello avviso. Non è malvagio però il gioco così, ha una bella visuale. C'è un ratto lì, andiamo al ratto. Ah, bellissimo, si sente molto meglio il verso. Sta più Ah, ecco là il mio fratellino, sta là in fondo. Mo' vado da lui. Lo riconosco da lontano, lo vedo. Ehi, fratellino, tutto bene? Come stai? Ti senti bene? Immagino che mi aggredisci, vado, lo picchio. Non è che mi stai morendo di fame, vero? Fratellino? E là, tutto a posto, sei depresso. Sei depresso? Vabbè, è depresso. Loro manco hanno visto le morti dei due dei genitori. Quindi che cacchio fate? Depressi? Cosa? Oh, dai. Perlustiamo la zona. Mo' spero di beccare un anchilosauro. Basta che un becco un T-Rex e il gioco è fatto. Thank you.
Ho sentito dei brutti passi grossi e non mi è piaciuto sentirli, vi giuro. Dobbiamo stare attenti che ci sono anche quegli altri predatori piccoli. Vi ricordate che una volta che eravamo già cresciuti li abbiamo sgamati, no? Spero di non beccarli nel momento meno opportuno. A parte che noi siamo molto vicino al lago, al mare in realtà, se ci pensate. Io in realtà dovrei dormire, ma bere e dormire. Ed è quello. Porca miseria, quando l'ho visto l'ombra mi venne un'ansia. Sì, che per fortuna vola solamente, capito? Bene! Ho fatto quello che dovevo fare. I miei fratelli non so se campano o meno, però io dormo. Boom. Notte. Intanto bevo. Ah, è notte, bene. Com'è brutta sta musica, madonna, di notte è bruttissima. Peggio dello squalo. Cioè, proprio in senso della parola, madonna, l'ansia. Cibo, madonna, ancora più luminoso di prima, madonna. Eh sì, perché ho alzato molto la qualità grafica, quindi mi fa vedere bene in maniera più accurata il... mangio, cibo. Voglio fare una perlustrazione notturna per vedere se trovo qualcosa di interessante. Dai, mangia. Madonna che suono, è bruttissimo la soundtrack della notte. Sì, perché io non ci facevo caso perché avevo abbassato molto il volume, che sapete, ve l'ho detto, praticamente con il vecchio computer la scheda, io dovevo tenere il volume molto basso del gioco perché sennò superava il mio microfono. Invece adesso non più, però madonna che ansia che mi fa venire. Che poi la soundtrack è figa perché è col tamburino, tamborello e il come si chiama quel coso con che fa un rumore bruttissimo, come si chiama quello strumento, madonna, il Paki, mi sono spaventato. Ciao Paki, tutto a posto? Tanto non è che mi attaccate, sono troppo piccolo, mica sono una minaccia per loro. Infatti quando cresci iniziano a menarti, ovviamente. Basta che non becco un T-Rex e il gioco è fatto. Madonna che son track ansioso che ti mette, però, eh? Non ci avevo mai fatto caso a son track. Cioè, è bella, non c'è niente da dire. Beh, qua non vedo nessuno, quindi posso anche dormire, Mi metto nascosto qui e notte a tutti. No, non posso dormire, non mi fa dormire perché ho già dormito. Che noia. Credo che noi, essendo dei piccoli predatori, dobbiamo scappare pure. Quindi quando ci seguono, secondo me arrampicare sugli alberi è una scusa per scappare. E poi io, essendo buio, non capisco dove andare. Un altro Paki. E sei pure da solo, questo è preoccupante.
Sì, sei un pacchi, sei pure da solo. Oddio, quel coso mi avvelena ed è pure grosso. Vi faccio vedere da vicino quanto è pericoloso quello, guardatelo. Oh madonna, mi insegue pure. Oh, ma che vuoi? Ok, ho capito. È un predatore anch'esso. Vediamo chi muore. Guarda, bellissimo. Lol. Oh, guarda come lo insegue. Oh, sei imbloccato. Oh, ancora mi segue. Va bene, che palle che sei. Ok, ho capito, me ne vado. Sta pure per sorgere il sole. Va bene, dai, andiamo per via. Dai, andiamo via. Vedete come sto la soundtrack quando smetto di seguirti. Però la soundtrack notturna è anche peggio. Oh, i pacchi ne so tantissimi. No, io consiglio che... Io spero che Saurina si ripiglia e faccia degli ottimi lavori e mettere un miglioramento grafico, anche se bene o male non è messo malissimo. Sta pure per sorgere il sole, cioè devo... Non riesco a fare la cosa della... sveglia, bellissimo. Vabbè, già l'ho fatto una volta, quindi... Se non ho il sole in faccia non posso fare nulla. Ah, mo mi dice vai a dormire dopo che è sorto il sole, è fantastico. Vabbè, là vedo che c'è un laghetto, presumo, quindi è cibo, quindi sa che faccio, dormo. Mo se mi esce, almeno in pomeriggio devo stare sveglio, dai, non darmi la notte. Ok. Madonna, triceratopo e pacchi, mamma mia. No, topo e acqua. Quindi topo. Oh, che bello. Mangia. Buono, no, devo crescere, quindi mangia. Credo che i miei fratelli comunque sono morti, comunque, in tutto ciò. Però io vado a bere. Yeah. Andiamo all'acqua a bere. E vediamo come si evolve. E già siamo al tramonto, mamma mia. Che canzone carina. Per il tramonto, no? Madonna, ho perso la stamina. Vabbè, i pacchi, come posso che mo seguo i pacchi, vado ad affrontare, se ciao. Ma certo. Bene, raga. Abbiamo visto pure
Saurian con una qualità grafica abbastanza ignorante. Volevo vedere solo se beccavo qualche dinosauro nuovo o qualcosa. Vabbè, c'è un pacchi là. Per di là, dove si va? Io sono curioso di andare per di là. Andiamo per di là, vediamo che cosa succede, se c'è qualcosa di interessante. Certe zone io non le conosco, vedo. Dobbiamo andare per di là, però vorrei mangiare qualcos'altro. Vabbè, mo vediamo, camminiamo, vediamo cosa troviamo. Ma se mi esce il T-Rex, a portata di mano vi picchio, eh. C'è odore di qualcosa, qualcuno è passato per di qua. Ah, quello. Madonna, mi sono distratto. Vabbè, è troppo veloce, non me la tiene. Bene, andiamo per di là, dritti, come avevo detto che volevo fare. Vabbè, il topastro. Topastro. Mo se mi esce un T-Rex, guarda, l'ansia, il panico. No, a me dà fastidio che io devo sopportare il fatto che devo camminare al buio. A me dà fastidio. Oddio, ok, ci sono loro, già è qualcosa, però vorrei... Cioè, che cosa? A dormire. Dai, dormiamo un po'. Niente. Oh, sono una creatura notturna, proprio niente da fare. Creatura notturna forever, proprio. Siete dei bastardi, stasera è serata di... Oh, corri. Ah, ma mi dice dormi. Ma al diavolo. Oh. Vabbè. Bene. Sto guardando se c'è qualcuno in zona. È utile per l'illustrazione, intanto sono cresciuto perché mi ha cambiato un po' la telecamera, infatti... Oh, topi, e quello sta pure dormendo, che carino. Stai mangiando, vero? Ok. Ah, è un montosaurio, ancora qua stanno. Mangia, mangia, oh, ottimo, cresci, devi crescere, cresci. Almeno finalmente abbiamo visto un po' in maniera più accurata i dettagli dei dinosauri, che cavolo. Questo è, guarda che questo è importantissimo. Vediamo dove stiamo andando in tutto ciò. Io sto andando dritto a caso. Non so proprio dove sto andando.
Dai, che fra poco abbiamo finito il gameplay, dai, che abbiamo fatto giusto un giro per lo stazione. A me dà fastidio che è tutta notte, cioè noi stiamo a di sera. Boh, andando avanti sta andando verso il mare comunque. Vedete, mi spottano dal nulla, vedete, me li spottano dal nulla i triceratopi. Ma mo' il gioco me l'ha spottato, perché il gioco ti rispotta dove quando tu ti sposti in zona, capito? Ti spotta dinosauri in maniera molto randomica in zona. Non lo so, dovevi mettere realistica a sto punto la prossima volta, non lo so. E questi da dove sono usciti? Non li avevo visti. Vabbè, meglio di niente. Dai, andiamo a bere e la stacchiamo qua, dai. Guarda che bel laghetto che ho trovato, un bel lago, fiume. Se ogni tanto devo controllare in zona perché mi viene un panico. Comunque è accuratissimo comunque, eh. Peccato che non ha fatto più aggiornamenti, ribadisco questa cosa. Aveva veramente una buona base, veramente poteva fare tanta bella roba qua, eh. Oh cavolo, scappa il più presto possibile, perché no, quello non è né mio papà né mamma. E mi ammazza se mi trova. Quindi scappa. Dormiamo. Oh, dormi. Oh. Cos? Si è svegliato. Sta pure piovendo, che bello. Oh, ecco qua. Edmontosauri, o come li chiamo qua. Io ovviamente hanno un altro nome. Però, bello. Dai. Madonna che pioggia brutta. Bene raga, credo che qua lasciamo, stacchiamo tutto, perché ormai abbiamo fatto una piccola perlustrazione, abbiamo già fatto il gaming della volta scorsa che siamo diventati adulti. Il nostro scopo era diventare adulti. Notiamo. Un po' mi preoccupa in realtà nuotare. La situazione che c'è là, proprio sotto la pioggia. Vabbè raga, io qui la stacco. Siamo pure cresciuti, infatti vedete che stiamo leggermente cambiando l'aspetto estetico. Però guarda, io vi saluto qui del 38, al prossimo video. Passo e chiudo.